Quindi entriamo nel merito del social media marketing. Chi di voi mette in evidenza i post? Nessuno? Qualcuno? Ok. Chi di voi conosce le Facebook Ads sul Business Manager? Ok, metà e metà. Ok. Allora, ricordatevi che comunque a prescindere da cosa usiate, la cosa fondamentale è avere una strategia dietro la quale si nasconde poi un lavoro di campagne mirate che facciano in modo che risaltino i punti di forza della struttura ricettiva. Senza una strategia non si va da nessuna parte. Vi dico questo perché? Perché il metti in evidenza, che per chi non lo conoscesse è questo pulsantino rosso, cerchiato di rosso qui, semplicemente è un boost, dare un boost al post, quindi dare un'incrementazione attraverso soldi fondamentalmente, che però non vi permette di avere tutte le funzioni che il business manager e quindi le Facebook Ads vi danno a disposizione. Quindi è un pochino più limitato. Quindi voi non potete realizzare dei pubblici personalizzati, non potete fare remarketing, avete delle limitazioni, delle restrizioni che invece le Facebook Ads gratuitamente vi mettono a vostra disposizione. Nello specifico, queste sono le principali, è il gestionale un po' del business manager. Come vedete avete la creazione e la gestione nella seconda colonna, quindi avete tutta la parte della gestione delle inserzioni che vi permettono quindi di creare delle campagne mirate. Facebook vi dà la possibilità poi di misurare i report e quindi vi crea costantemente aggiornati dei report, quindi quotidiani o in determinati periodi che voi selezionate, ma soprattutto vi lascia a disposizione delle risorse che il metti in evidenza non vi dà, ad esempio la gestione del pubblico, creando un pubblico personalizzato. Quindi lo vedremo dopo nello specifico, ma il pubblico personalizzato lavora molto molto bene con il pixel, che lo vedete nella colonna misurazione report verso metà circa. Altra cosa molto utile per chi gestisce degli e-commerce è anche la creazione dei cataloghi per creare anche campagne di remarketing dinamico. Queste funzionano molto bene per aumentare le vendite dirette, le aggiunte al carrello, gli acquisti. E in più tra le risorse, per chi può essere interessato, Facebook vi dà anche la possibilità di utilizzare delle immagini di repertorio, quindi gratuite. Per quanto riguarda il pixel, chi di voi ce l'ha? Ok, chi di voi sa se è gestito bene, se funziona correttamente? Chi lo controlla? Pochi. Ok, per chi non lo sapesse, il pixel è un codice di tracciamento che va inserito all'interno del vostro sito web e funziona in questo modo qui. Quanti di voi conoscono Amazon? Dai, solo? Ok. Quanti di voi quando cercano un prodotto su Amazon poi aprono Facebook e si ritrovano lo stesso prodotto che lo insegue? Tutti. Ok, questo è il pixel, quindi quando Facebook sa tutto, in realtà è il pixel che sa tutto. Quindi il pixel, come vi dicevo, serve non soltanto a tenere monitorato l'andamento del sito, perché a questo ci pensa anche già Google Analytics da solo, ma serve anche a realizzare poi campagne di remarketing su un pubblico che vi conosce già, ma è tiepido, quindi ancora non è pronto ad effettuare un acquisto. E quindi attraverso le campagne di Facebook, attraverso campagne di remarketing, noi andiamo un po' a inseguirlo, pressandolo e facendo in modo che poi diventi un nostro cliente o acquirente. Entrando nel merito delle strategie di marketing, guardiamo quali sono le tipologie di campagne. Questa è una panoramica generale. Ci sono campagne di notorietà, che sono più generiche, e quindi si concentrano di più sulla notorietà del brand, vengono utilizzate anche dalle grandi catene, e servono a dare maggiore visibilità, maggiore riconoscimento sociale. Altrimenti ci sono campagne di considerazione, quindi che aumentano le interazioni con la pagina, con i contenuti e con le inserzioni che noi generiamo. E infine ci sono le campagne di conversione, che sono quelle che mi piacciono di più, perché ti permettono poi di far diventare l'utente effettivamente cliente. Ricordatevi che le campagne di conversione non funzionano se non c'è il pixel. Quindi senza pixel non si va da nessuna parte e spero che se io domani torno qui tutti avete installato il pixel. E oggi ci concentreremo principalmente su tre tipologie di campagne che abbiamo utilizzato all'interno di una nostra strategia per dimostrarvi come un nostro cliente con soli 700 euro investiti è riuscito a guadagnarne 12.400. Quindi principalmente nella nostra strategia abbiamo utilizzato queste tre campagne: quella con l'obiettivo di traffico, che è quella che vedete selezionata, quella con l'obiettivo di interazione e quella con l'obiettivo naturalmente di conversione.
L'obiettivo traffico serve appunto a andare a trovare tutti quegli utenti che sono sempre più propensi a uscire dalla piattaforma di Facebook e andare ad atterrare all'interno di un sito web esterno. Quindi l'algoritmo intelligentemente va a pescare tutti gli utenti che solitamente escono dalla piattaforma, mentre le campagne di interazione servono esclusivamente a raggiungere più persone possibili che sono solite a lasciare like, a commentare, a condividere e a interagire comunque con la pagina e con le nostre inserzioni. Le campagne di conversione, invece, come vi dicevo prima, servono proprio a far compiere l'azione finale al nostro utente, quindi a richiedere un preventivo, scoprire maggiori informazioni, scaricare un contenuto e via dicendo. Entriamo nel merito della strategia. Per il nostro cliente abbiamo pensato, siccome è una struttura ricettiva della Riviera Romagnola, ha un target relativamente ampio, nel senso che centrato più sulle famiglie, ma che comunque accettava anche i ragazzi giovani, abbiamo preso una fascia d'età più ampia. Ci siamo inizialmente concentrati su un pubblico più freddo. Freddo significa che è un pubblico che non ci conosce, quindi può dirmi chi cavolo sei e possiamo anche dargli fastidio. E quindi abbiamo realizzato due tipi diversi di pubblici che vedete qui, ma non so se si dà qualcosa, si vede. Allora, il primo che vedete alla vostra sinistra, sì, è un pubblico realizzato con i lookalike. Chi di voi sa cos'è il lookalike? Pochi. Allora, il lookalike in inglese vuol dire simile a, e quindi praticamente l'algoritmo mi va a prendere tutte le persone simili a un valore che io gli do. In questo caso io gli ho dato un valore che era chi mi aveva lasciato un contatto sul sito web, quindi chi aveva iniziato a contattare la mia struttura ricettiva ma non aveva prenotato, e chi invece aveva semplicemente visualizzato il sito web della nostra struttura ricettiva senza però naturalmente prenotare. Questo perché? Perché è inutile che io vada a prendere, a investire del denaro su persone che sono già miei clienti o che comunque lo saranno a breve. Quindi investiamo bene il nostro budget e questo ne va assolutamente della nostra strategia. Come vedete sotto, abbiamo targetizzato naturalmente anche a livello geografico e demografico. In questo caso la targetizzazione geografica è stata concordata con il nostro cliente, quindi ci siamo concentrati sul nord Italia, escludendo naturalmente la posizione del cliente, perché va da sé che chi abita di fianco all'hotel non ha piacere di dormire lì. Dopodiché abbiamo targetizzato l'età, ma come vi dicevo prima è un'età molto ampia che va quindi dai 25 anni fino agli over 60. Poi naturalmente sotto ci sono tutta un'altra serie di restrizioni di pubblico che però non sono rilevanti, quindi ho preferito non mettervele. Sulla destra invece abbiamo trovato un altro tipo di pubblico, non più settato per il lookalike ma settato per interessi. Quindi, come prima il nostro Stefano, l'amico con la camicia arancione, abbiamo preso tutte le persone che erano interessate a Cesenatico e alla Romagna e che fossero interessate anche ad Aquafan, all'Italia in miniatura, alla Notte Rosa, a Mirabilandia e ad Oltremare. Poi in realtà sotto ci sono anche altri interessi che qui non sono venuti fuori, ma erano comunque tutti interessi inerenti al territorio che circondava un po' la nostra struttura ricettiva. Questo perché? Perché comunque è inutile mettere come interessi generici mare, spiaggia, mare Adriatico, perché comunque andremo a prendere un pubblico talmente vasto, volendo anche 1 milione di persone, che probabilmente non era nemmeno interessato a fare una vacanza da noi, ma semplicemente aveva mostrato interesse per un video, un'inserzione che riguardava il territorio romagnolo, ma non voleva assolutamente andare in vacanza. Collegato a queste tipologie di campagne, quindi con un pubblico freddo, abbiamo realizzato, vi ho messo qui due esempi, di inserzioni che abbiamo realizzato ad hoc. Sulla sinistra vedete un post generico, e adesso da lì qui, non riesco a leggere. Era un post molto generico, quindi presentava la facciata della struttura e si spiega un po', non credo che riusciate a leggere, ma si è scritta un po' la storia dell'hotel, quindi è una conduzione familiare da 50 anni con la stessa passione del primo giorno e diciamo che è una sorta di riprova sociale, è un contenuto abbastanza emozionale che spinge l'utente che non si conosce ad avere un primo approccio, un primo interessamento al nostro contenuto. Abbiamo puntato molto sul mare, sul relax e sulla vicinanza alla spiaggia. In questo caso fate attenzione al cosa aspetti, prenota le tue vacanze e poi c'è il Bitly. Chissà cos'è il Bitly? Ok, il Bitly è un accorciamento di link, fondamentalmente, che serve proprio per tracciare non soltanto quanti click sono avvenuti all'interno del link, ma ti dà anche una reportistica in base all'andamento poi del link stesso.
oltre ad accorciartelo, che è più carino visibilmente. È una cosa gratuita, se la cercate comunque la trovate senza problemi. E no, soprattutto, ma non ultimo, sotto c'è una call to action. Come call to action si intende una chiamata all'azione per l'utente, che è lo scopri di più, quello che vedete sopra il pulsante metti in evidenza. Lo scopri di più serve proprio a indurre l'utente a cliccare all'interno del bottone per poi rimandarlo sul sito. In questo caso abbiamo deciso di mandare l'utente a una sezione generica del sito e quindi l'abbiamo rimandato alla sezione servizi o alla sezione di presentazione della struttura, perché comunque, ripeto, era un utente che non si conosceva, quindi non aveva senso mandare in una sezione più specifica. La cosa importante, se vi occupate di campagne, comunque è il tracciamento del bit.ly. Quindi ricordatevi sempre di utilizzare l'UTM per chi lo conoscesse, così riesce a tracciare tutte le provenienze del click. Mentre sulla destra trovate un altro esempio, un pochino più specifico ma sempre generico, che riguarda le camere. In questo caso abbiamo mostrato la camera Classic, che è quella più generica che può avere a disposizione questa struttura ricettiva. E ci siamo soffermati molto sulla vista mare, anche qui la vicinanza, sentire la brezza marina la mattina. Anche questo è un contenuto molto molto emozionale. Ricordatevi, mi raccomando, che la prima cosa che salta all'occhio quando un utente naviga su Facebook è l'immagine. Quindi la grafica è la prima cosa che l'utente vede e quindi è la prima cosa che dice fermati un attimo su questa cosa. Se voi fate dei testi lunghissimi con delle foto brutte o senza addirittura foto, l'utente non si fermerà mai a leggervi e quindi passerà oltre. Purtroppo l'utente fa così, ma lo facciamo tutti in realtà. Quindi contenuti brevi, concisi, che vadano subito al punto, dicano subito all'utente cosa deve fare, perché comunque l'importante è anche questo, dire subito all'utente cosa deve fare, dove deve cliccare, che sia tutto chiaro. E anche qui infatti abbiamo messo sia il bit.ly e sia lo scopri di più, che in questo caso naturalmente rimandava alla sezione camere. Quindi un'altra cosa importante è non fare un'inserzione che riguarda le camere e poi farla atterrare su un'offerta, perché l'utente dice mi prendi un po' in giro. E rischiamo un po' di farlo sentire un po' preso in giro, insomma. Quindi a questo punto, immedesimandoci di nuovo in Stefano, gli siamo semplicemente apparsi nel marasma delle inserzioni. Probabilmente, come dicevo prima, gli abbiamo anche dato fastidio, perché ce ne sono talmente tante tutti i giorni che ve ne passano davanti, e forse dico, ci ha fatto caso, ma ancora, naturalmente, non è assolutamente convinto di noi. Semplicemente ci ha visto. A questo punto entra in gioco la nostra seconda strategia, che riguarda un pochino più il remarketing. L'ho chiamato pubblico tiepido, nel senso che è un mix di pubblico caldo e di pubblico freddo. Infatti, come vedete, abbiamo inizialmente il lookalike, quindi quello che vi spiegavo prima, sulle interazioni con la pagina Facebook. Quindi siamo andati a prendere tutte le persone simili che avevano, simili alle persone che avevano interagito con la nostra pagina Facebook. Quindi se l'algoritmo di Facebook ha registrato che le persone, gli utenti che interagiscono con la nostra pagina sono persone di mezza età, con famiglia, con bambini, che abitano in Italia e sono propensi a viaggiare, quindi sono viaggiatori frequenti, l'algoritmo va a prendere questo target qui. Un'altra restrizione che gli abbiamo dato è stata il lookalike a chi aveva visitato il sito, quindi quello che vi dicevo prima, persone simili ai profili che avevano visitato il nostro sito web di recente. Un altro ancora invece era chi ci aveva lasciato un contatto senza poi richiedere il preventivo o senza chiuderlo effettivamente. Quindi, come vi dicevo prima, oltre ad essere una rincorsa di queste persone, è anche un andare a trovare di nuove, profilate e quindi simili alle persone che possono essere in target con noi. L'ultimo lookalike che è stato fatto è quello sull'elenco dei clienti del database. Quanti di voi gestiscono un database? Pochi? Ok. Se voi avete a disposizione un database di n numero di email, Facebook ha la possibilità di mangiarseli, tra virgolette, e fare sia remarketing su questo, ma sia andare a prendere persone pubblici simili a questi. Quindi diciamo che avere un database è un po' come avere la gallina dalle uova d'oro. Cioè, per noi quando un cliente ci dice ho il database di 20.000 contatti, è veramente tanta roba, perché comunque si riesce a estrapolare un pubblico davvero molto molto profilato ed è subito in target con quello che vuole il nostro cliente. Se vuole un target tedesco ce l'abbiamo, se vuole un target olandese ce l'abbiamo, se vuole un target giovane ce l'abbiamo ed è subito interessato a quello che gli mostriamo. Insieme a questo comunque abbiamo fatto anche azioni di remarketing,
Quindi vedete come c'è l'interazione alla pagina Facebook, quindi tutte le persone che hanno visto la nostra pagina, i nostri post, anche soltanto una sola volta, hanno interagito, hanno guardato un nostro video, vengono comunque ripescate e quindi vengono sempre prese in considerazione per mostrargli delle nostre inserzioni. Oltre a questo c'è l'elenco dei clienti del database, chiaramente, perché voi mi direte, ah, perché comunque sono già vostri clienti quindi non ha senso, invece no, perché magari sono clienti dell'anno precedente. Perché non riprenderseli se possono tornare? Abbiamo detto che comunque una difficoltà molto grossa è proprio quella di fidelizzare il nostro cliente, fare in modo che ritorni da noi. Quindi in questo modo io aumento anche la percentuale di ritorno dei miei clienti. In più vado a riprendere chi ha visitato il sito negli ultimi giorni. Questo perché? Perché se io prima con il lookalike ho portato nuova gente sul sito, ma non era gente convinta e non ha prenotato e non ha fatto nulla, io in questo modo qui io le vado a ripescare. E quindi cerco di convincerle piano piano a ritornare sul sito e a prenotare. Stessa cosa la faccio con chi invece aveva effettuato una richiesta, ma non di preventivo, quindi una semplice richiesta di informazioni, quindi chi mi aveva lasciato un contatto e quindi lo vado a ripescare nuovamente. Diciamo che è un po' un rincorrere le persone, però funziona. Anche qui vedete come la targetizzazione delle persone, quindi geografica e demografica, è rimasta invariata. E quindi il nostro pubblico tiepido vede questo tipo di inserzioni qui. Sono inserzioni sempre generiche, ma che hanno un piccolo segreto, che si chiama magnet. Il magnet è una sorta di calamita, una sorta di attrattiva per l'utente, che si dà attraverso una piccola spinta, che può essere una leva commerciale, una leva economica, o semplicemente una leva di riprova sociale. In questo caso, questa qui è una leva di riprova sociale. È un dicono di noi. Quindi abbiamo estrapolato una recensione che un cliente effettivo della struttura ricettiva aveva lasciato pubblicamente, ringraziandolo, quindi rendendolo comunque più emozionale, e poi abbiamo attaccato uno scopri di più come call to action sotto. Quindi l'utente che ci ha già visto, perché comunque abbiamo detto che è un pubblico tiepido, si ritrova una recensione strafiga di una tipa, vede la tipa stesa nella piscina, vuole comunque andare in vacanza in Romagna, ci siamo, voleva lottare con la piscina, ci siamo, la recensione top, ci siamo. Scopri di più, cosa fai? Non ci clicchi? Ci clicchi. Sì, perché ci clicchi? Quindi vai sul sito, dipende poi dopo dalla sezione in cui lo rimandi, però gli devi dare un'idea in più, quindi di sicuro non lo rimandi nella home. Lo rimandi in una sezione un pochino più specifica, vuoi puntare sulla piscina, allora lo mandi nella sezione piscina, divertimento, animazione. Dipende poi quali sono i punti forza della vostra struttura. Non sono tutti uguali, chiaramente. Quindi l'interesse di Stefano, ritornando al nostro amico, inizia ad aumentare. Dice, beh, però, recensioni buone, tanta roba, belle foto, ci siamo. Quindi se prima Stefano era indeciso su 3 strutture ricettive, adesso è indeciso su 4. È comunque indeciso, ma perlomeno noi adesso ci siamo, se prima non c'eravamo. Ma ancora non è nostro cliente. Come facciamo a farlo diventare cliente? Con delle campagne di totale remarketing, che sono le campagne più belle. Allora, il remarketing praticamente, come vi dicevo prima, funziona con le campagne di conversione. Quindi se prima abbiamo visto delle campagne di traffico e interazione, quindi portare le persone sul sito, far aumentare i like, la visibilità, la copertura, ovvero il numero di persone raggiunte, ora ci concentriamo sul far fare all'utente l'azione che vogliamo noi, ovvero la richiesta di preventivo. Quindi abbiamo preso tutte le persone che hanno interagito con la pagina, tutto l'elenco del database, ovviamente esclusi i prenotati, tutte le persone che hanno visualizzato il sito e tutte le persone che avevano richiesto un'informazione senza prenotare negli ultimi giorni. Stesso pubblico demografico e geografico, e a questo punto, essendo un pubblico caldo, gli mostriamo un'inserzione completamente diversa, che è questa qui. Allora, completamente diversa perché in realtà non cambia nulla dalle altre. Cambia, diciamo, il discorso di contenuto a livello di copy. Per chi non lo sapesse, il copy è il testo. Ve lo leggo perché così è un pochino più chiaro. Cerchi il soggiorno ideale per la tua vacanza da sogno in Romagna, e qui già l'utente dice, sì, voglio andare proprio lì, infatti, brava. Scopri la nostra offerta di agosto con trattamento lì inclusivo ad un prezzo davvero esclusivo. Per una vacanza all'insegna del relax e del divertimento a partire da 65 euro. Richiedi subito un preventivo e non lasciarti sfuggire le ultime camere disponibili. Allora, qui noi abbiamo utilizzato 2 leve principali, una positiva e una negativa. La positiva, chiaramente, è il prezzo. Quindi vacanza all inclusive a partire da 65 euro, cioè ci sta per agosto, ok.
La leva negativa, in realtà, la chiamiamo negativa, ma è una leva di paura fondamentalmente, perché noi diciamo richiedi subito il preventivo perché ci sono le ultime disponibilità, quindi accaparati subito sta cosa perché altrimenti finisce. Questa è una leva che utilizzano anche le grandi catene di distribuzione, anche le OTA. Quando voi guardate su Booking, una struttura ricettiva, quante volte vi compare altre 7 persone ci stanno guardando, l'ultima prenotazione era 5 minuti fa, rimangono soltanto 2 camere, l'ultima è disponibile. Queste sono tutte leve che portano poi l'utente a sbrigarsi e quindi a compiere l'azione. Difatti, la CTA qui cambia, non è più scopri di più, ma richiedi un preventivo, cioè io ti sto proprio dicendo fallo adesso, lo richiedi adesso. E quindi in questo momento il link che era collegato alla nostra inserzione non è più il sito generico, le informazioni generiche o i servizi o la piscina o la spa, ma a questo punto il link rimanda direttamente all'offerta all'inclusive. Quindi l'utente è completamente accompagnato all'interno del suo customer journey, sia nel fare l'azione ma sia nella sua scelta della struttura ricettiva che fa più al caso suo, e ovviamente siamo noi. Anche qui la scelta dell'immagine è stata importante, nel senso che comunque, siccome ci volevamo concentrare di più sulle famiglie, naturalmente non abbiamo messo la coppia di fidanzati che girano sulla spiaggia, ma abbiamo messo una famiglia felice, che gioca, che ride, sulla spiaggia. Quindi mi raccomando, ripeto, le inserzioni devono essere confezionate alla perfezione, perché altrimenti basta solo che una delle cose non coincida e l'utente si perde. Cioè, purtroppo è difficilissimo mantenere l'utente attivo, ma è facile perderlo, purtroppo è così. Quindi a questo punto il nostro carissimo Stefano si è convinto, ha detto bello, c'è anche l'offerta, c'è a questo punto prenoto, e quindi ha richiesto un preventivo e quindi è diventato un nostro cliente. Però io come faccio a dirvi che il mio cliente ha investito 700 euro e se ne è guadagnati 12.400? Ve lo posso dire grazie al tracciamento dei dati. Quindi, come vi dicevo all'inizio, non vi faccio promesse, non vi racconto storie, ma cerco di dirvi quello che è successo realmente. E quindi adesso vi faccio vedere un po' di dati, entrando un po' nel merito. Principalmente queste sono le 3 piattaforme su cui noi ci concentriamo di più, che sono ovviamente la gestione delle Facebook Ads, grazie al Business Manager. Per chi non lo sapesse, il Business Manager è una piattaforma completamente gratuita, quindi vi basta semplicemente accedere con le vostre credenziali Facebook e da lì aprirvi un account pubblicitario. Un altro strumento che abbiamo utilizzato è quello di Google Analytics. Chi lo conosce? Ok, meglio del Pixel, bene. Google Analytics invece serve appunto a tracciare tutti i dati che il vostro sito registra, selezionando poi vari obiettivi che potete scegliere a vostro piacimento. E poi c'è Mr. Preno, chi lo conosce? Dai, un po'. Bene, Mr. Preno è un sistema professionale di vendita camere e serve appunto a non soltanto a generare dei preventivi, in maniera fighissima, quindi dopo informatevi meglio, lo trovate allo stand di Titanca, ma serve anche a gestire completamente le prenotazioni e la vendita delle camere, tracciando tutti i dati, le provenienze delle campagne e le provenienze naturalmente delle richieste di preventivo, che passano attraverso un form installato sul vostro sito. Questa è una piccola panoramica di quello che traccia ad esempio il Pixel. Quindi vedete nella colonna in blu, con i nomi in blu, tutti gli eventi che sono stati impostati, che sono le varie attività degli utenti, quindi utenti già presenti, i nuovi utenti, chi ha completato una registrazione. Il dato che vi ho cerchiato in rosso si chiama lead, che vuol dire che sono tutti i contatti che il sito ha registrato da quando è stato installato il codice, che sono 1722, che sono tantissimi. Naturalmente questi 1722 non è che vengono solo da Facebook, generalmente su tutto il sito. Poi ci sono tutta un'altra serie di obiettivi, ma voi potete realizzare anche degli obiettivi personalizzati. Se vi interessa sapere quante persone hanno visualizzato una determinata pagina, un PDF scaricabile, ve lo impostate tranquillamente e lui comunque ve lo traccia. Questa invece è una piccola estrapolazione delle campagne. Vi ho messo veramente pochissimi dati, ma c'è una stringa infinita di dati che Facebook vi può fornire per quanto riguarda le vostre campagne. Vi ho cercato in rosso i risultati e l'importo speso. Poi, come vedete, nel mezzo ci sono anche la copertura e le impression. Chi di voi sa cosa sono? Qualcuno. Allora, la copertura è il numero delle persone raggiunte dalle inserzioni, e quindi sono 31.887 persone. Le impression, invece, è il numero di volte in cui le nostre inserzioni sono state viste. Quindi possono anche essere viste più volte dalla stessa persona, chiaramente. E infatti sono 74.386.
ma il dato che ci interessa adesso è il risultato, che sono 708 contatti, e l'importo speso, che sono 6,98,22. Facciamo 700. Allora, come faccio io a dire che questi contatti sono delle vere richieste di preventivo? Sempre grazie al Pixel. Allora, il Pixel è la soluzione. Avendo installato il Pixel con il codice lead, ovvero contatti, all'interno del form, solamente quando l'utente compila tutto il form e quindi la richiesta di preventivo e clicca sul bottone invia il preventivo, invia la richiesta, effettua una richiesta adesso, o comunque si chiama il vostro bottone, solamente in quel momento lì il Pixel parte e traccia l'utente. Quindi prima di questo il contatto non esiste. Quindi questo dato è sicuro al 100%. Ma visto che ancora siamo un po' scettici, ci affidiamo anche ad Analytics. Quindi, andando nelle campagne, nella gestione delle nostre campagne da Google Analytics, vediamo che Facebook ha generato 990 completamenti di obiettivo. Quindi numero rosso, numero cercato in rosso, come leggete sopra, completamenti obiettivo. E voi mi direte, beh, prima di là però erano 708, qui sono 990, quindi non funziona. E invece no, perché in realtà Google Analytics, come sapete, visto che molti di voi ce l'hanno, traccia non soltanto l'obiettivo del contatto, ma anche diversi obiettivi che possono essere i click sul numero di telefono, le iscrizioni all'indirizzo email, i click sulle newsletter, e quindi comunque traccia una serie di obiettivi che vengono impostati poi da voi anche manualmente, volendo. E quindi 990 comprende tutti questi obiettivi e questi eventi che vengono tracciati per conto dell'utente. Quindi non si parla solo di contatti, non si parla solo di forme, non si parla solo di richieste di preventivo. Un'altra cosa che Analytics vi permette di fare, che è fighissima e forse nessuno di voi la sa, però spero di sì, in realtà, sono le conversioni indirette. Quanti di voi la conoscono? Uno, ok, due. Ok, le conversioni indirette, dico, sono fighissime perché? Perché molte volte capita che un utente vi vede su Facebook, dice, carino sto hotel, bella sta cosa, ci penso, quindi non va sul sito, non fa niente, aspetta. Poi gli ricomparite, a quel punto va sul sito, vi vede, ma non fa niente, esce, parla con gli amici, dice, ah, comunque c'era anche questa struttura, mi piaceva, vai sul sito direttamente, senza passare da Facebook, e lì allora compie un'azione, magari richiede un preventivo, ma a quel punto Google l'attribuisce come ricerca diretta e non come Facebook. Quindi probabilmente la conversione poteva essere attribuita a Facebook, ma Facebook non ce l'ha. E invece Analytics ti permette comunque, onestamente, di vedere che l'utente è andato su Facebook, l'ha visto su Facebook probabilmente anche più di una volta e che quindi Facebook ha contribuito attraverso le campagne o anche attraverso il feed organico, quindi le ricerche spontanee dell'utente, ha contribuito poi alla conversione finale o alla richiesta di preventivo o a un completamento di obiettivo. E quindi questa comunque ci permette di capire quanto Facebook o le nostre attività influenzano poi le scelte degli utenti. Per quanto riguarda Mr. Preno, questa è una piccola panoramica veramente di una parte misera di quello che è tutto il portale. Praticamente sono andata nelle prenotazioni effettive di questo cliente, che sono 12, come vedete nel numero in alto. Sono andata nelle confermate, quindi solamente gli utenti che avevano confermato la prenotazione, quindi avevano pagato, di cui quindi il mio cliente aveva già avuto un ricavo economico. Come vedete a destra nel cerchietto rosso, campagne di provenienza Facebook, quindi sono sicura che provengono da Facebook, quindi dalle mie campagne. Come vedete sotto, totale prenotazioni di questa ricerca 12.399,50, quindi sono quasi 12.400. Ok. Quindi praticamente io adesso so che di quelle 708 richieste di preventivo, ne ho chiuse 12, cioè il mio cliente ne ha chiuse 12, di cui 12.000 quasi e 400 euro di preventivi fatti e quindi chiusi. Quindi a questo punto noi siamo sicuri con i dati alla mano che il nostro cliente ha investito 700, ma se ne è poi guadagnati 12.400. Un dubbio che vi potrebbe venire è perché avevate 700 e passa richieste e poi alla fine ne ha chiuse 12. Questo poi in realtà dipende da caso a caso. Potrebbe anche essere che il nostro cliente ha avuto tantissime richieste per Ferragosto, ma ormai era pieno. Naturalmente poi facendo campagne così mirate, così strutturate, si ha anche la possibilità di aumentare le richieste di preventivo in maniera precoce. Quindi se il nostro cliente, che in realtà è andata veramente così, aveva bisogno di riempire prima, nel lungo periodo,
quindi si parla di giugno per agosto piuttosto che marzo per agosto, si va a lavorare prima per il dopo e quindi probabilmente le richieste che sono arrivate ad agosto per agosto, cosa che fanno tantissimi italiani, voi lo saprete meglio di me, non sono mai state chiuse, non sono mai state confermate per mancanza di disponibilità o semplicemente perché la richiesta, il preventivo inviato dal gestore della struttura ricettiva all'utente non era soddisfacente. Quindi, detto questo, provate a moltiplicare un po' questa storia per tutti quelli che viaggiano, non vi dico solo in Italia, ma in tutto il mondo, ogni anno. Quindi pensate a quanto potenziale potrebbero avere le vostre strutture. Diciamo che secondo me sta un po' in voi e un po' nei social media manager che avete come riferimento nel mettere su una strategia veramente efficace e vincente. Perché comunque so che ogni struttura ha un suo potenziale, dei punti di vantaggio che possono veramente giocare a vostro favore e basta che un social media manager sia in grado poi di tirarveli fuori. E quindi per quello che vi dico, il viaggio comincia prima di partire perché veramente il viaggio dell'utente è lungo, parte da prima, parte dal suo pensiero, quindi da Stefano che vuole andare in vacanza in Romagna, vede le inserzioni su Facebook, viene inseguito e poi alla fine si convince.